Allora, buongiorno a tutti e benvenuti appunto a questi cicli di webinar. Questo è il primo appunto dove proveremo, diciamo, a dare un'introduzione alla blockchain e alle applicazioni di business. Chiaramente, come dire, un webinar introduttivo, quindi ripercorreremo, diciamo, alcuni concetti chiave sulla blockchain, cos'è la blockchain, quindi magari se c'è qualcuno di voi che sta seguendo che già questi concetti li conosce, magari può servire come, diciamo, ripasso. Invece magari qualcuno che si approccia per la prima volta, diciamo, a questo mondo, magari proveremo, insomma, a togliere quella che è un po' la simmetria informativa che gira intorno, a questa parola. Diciamo, molti associano ancora purtroppo questa parola a una delle sue prime applicazioni, che è appunto il Bitcoin. Quindi oggi proveremo un attimino a capire e a spiegare cos'è la blockchain, questo paradigma tecnologico, e farvi alcuni esempi concreti, diciamo, fondamentalmente sul funzionamento di alcune applicazioni che sfruttano appunto la tecnologia. In realtà è un paradigma tecnologico che mette assieme più tecnologie, che ci permette poi di fare un cambio di paradigma. Come dicevo, questo è il primo di una serie, di webinar, diciamo, che poi focalizzeremo, diciamo, su alcuni filoni di applicazione, anche grazie, ai feedback che ci vorrete dare, quindi agli argomenti che anche voi vorrete approfondire. E quindi lascio adesso, la parola, alla collega Chiara Ventura, che, diciamo, inizia con la prima parte. Ci vediamo fra un po'. Grazie a tutti. Sì, grazie Pietro e grazie a tutti per essere qui. È un piacere, come diceva Pietro, è un primo incontro di introduzione alla tecnologia blockchain, per cui, e peraltro in questa parte iniziale di cui mi occuperò nei prossimi minuti è una piccola introduzione, al panorama, delle applicazioni blockchain, a livello internazionale e nazionale, interesse nei confronti della blockchain, che ci permette anche di ripercorrere un po' la storia della tecnologia, se riesco a andare avanti con le slide. Ecco qui, attraverso l'interesse che ha suscitato nel mondo. Diciamo, è una parte introduttiva, per cui abbiate pazienza se sono cose che già conoscete, poi arriveremo al clou con l'ingegnere Zara che spiegherà esattamente la tecnologia. Diciamo che abbiamo estrapolato qui da Google Trend l'interesse per la blockchain nel corso degli anni. Vedete, iniziamo dal 2009, che è quando è nata un po' la tecnologia con Bitcoin, come molti di voi sapranno, e ripercorrendo il trend di interesse, vedete che rimane abbastanza basso e piatto fino all'incirca, con alcuni picchi fino al 2015, quando, perché? Perché nel 2015 nasce Ethereum, che è una blockchain che ha un obiettivo diverso rispetto a Bitcoin, che è quello di creare e programmare applicazioni anche complesse. Quindi nascono le prime applicazioni anche aziendali, di app, eccetera, eccetera, e quindi c'è una crescita dell'interesse che raggiunge un picco nel dicembre del 2017, quando si raggiunge per la prima volta una cifra importante con Bitcoin, di circa 20.000 dollari, per cui si incomincia a parlare della tecnologia in modo importante. Poi vedete che con la crescita della consapevolezza, man mano la tecnologia, quello che si può fare, l'interesse scende un po', ma rimane sostanzialmente costante e complessivamente in crescita. Questa tecnologia di cui appunto ha suscitato tanto interesse, si prospetta che cresca moltissimo negli anni. Ci sono diverse stime, Gartner Research, che è una stima un po' più conservativa, dice che raggiungeremo 1.400 miliardi di dollari entro il 2030, PwC ha una stima di 1.760 miliardi di dollari, e Gartner addirittura dice che raggiungeremo a livello complessivo mondiale più di 3 triliardi. Nel mondo sono stati censiti dall'Osservatorio del Politecnico di Milano, l'Osservatorio Blockchain del Politecnico di Milano, circa 2.033 progetti tra il 2016 e il 2022. Tra questi, peraltro, che poi è l'oggetto dell'incontro di oggi, la maggior parte interessa progetti business oriented, quindi progetti aziendali. Infatti oggi vogliamo vedere un po'
quali sono le applicazioni che le aziende possono fare di questa tecnologia o, come diceva Pietro prima, questo nuovo paradigma. C'è stata una leggera decrescita, per essere precisi, dei progetti aziendali, ma comunque nel corso dei 7 anni costituiscono la maggior parte. In Italia vedete che il livello di interesse segue chiaramente quello mondiale, con qualche differenza. A livello di progetti in Italia, quelli aziendali sono ancora in crescita e anche nel 2022 costituiscono la maggioranza delle applicazioni, e si è raggiunto un valore al 2022 di mercato di 42 milioni. Per quanto riguarda invece i settori cui si è sperimentato, nel mondo, sempre secondo Gambio Research, le applicazioni chiaramente per la maggioranza riguardano servizi finanziari, vediamo questa fetta del grafico a torta. Importanti sono anche le applicazioni di servizi governativi, pubblica amministrazione, sanità, vediamo che trasporti e logistica in verde, e il retail è interessante anche in Italia perché soprattutto nel corso del 2022 sono cresciuti molto le applicazioni retail e moda, secondo l'osservatorio, arrivando al 23% dei progetti avviati. Rimangono in maggioranza servizi finanziari e assicurativi, c'è una buona percentuale che interessa al settore automobilistico e una percentuale significativa di progetti sulla pubblica amministrazione. In Europa, vediamo come settori manteniamo un'importante fetta di servizi finanziari, servizi governativi, ritroviamo la logistica, i trasporti, la filiera, una parte di media e una parte di progetti dedicati all'education, all'istruzione. Perché ci sono così tanti, si sperimenta così tanto, ci sono così tanti progetti su blockchain? Perché la blockchain a livello, si sta spingendo molto sulla blockchain a livello europeo, tant'è vero che è una delle key enabling technologies per Europe Fit for Digital Age, che è una delle 6 priorità del quinquennio 19-2024 per l'Europa. È riconosciuta come una tecnologia importante sia nella data strategy che nella digital finance strategy della Commissione, ed è stata messa in campo una vera e propria strategia blockchain a livello europeo, che prevede una serie di azioni di facilitazione e diffusione della tecnologia, tra cui conoscerete buona parte di voi blockchain dei servizi pubblici europea, EPSI e l'European Blockchain Partnership. Si è cercato di promuovere, di ridurre l'incertezza anche normativa della blockchain. Saprete che è stato da poco approvato la Marketing Crypto Asset Regulations, il MiCAR, e è stata chiusa ad aprile, tra l'altro, la prima sandbox regolamentare europea, per cui il legislatore sta cercando di favorire la sperimentazione e colmare i buchi, diciamo, normativi per promuovere l'adozione da parte del pubblico in generale con maggiore fiducia, ma anche sperimentazioni da parte delle aziende. Ci sono stati diversi finanziamenti per la ricerca e l'innovazione anche in questo campo, sono stati stanziati 180 milioni solo con il programma Horizon 2020, proseguito da Horizon Europe, e 580 milioni sono stati stanziati per lo sviluppo delle competenze digitali, tra cui anche la blockchain. E ci sono stati finanziati diversi progetti europei, di cui parleremo anche in seguito, che sono finalizzati proprio allo sviluppo di competenze sulla verticale blockchain per far fronte alla mancanza di forza lavoro formata in questo settore in Europa. Potrebbe essere chiaramente un problema per la diffusione della tecnologia, e quindi sta cercando di formare sempre più figure professionali verticali su questo settore. L'Europa promuove anche l'interazione con le community di aziende, professionisti che lavorano nel settore blockchain attraverso l'interazione con le community, attraverso INAPA, di cui faccio e Pietro anche parte con orgoglio, e che è l'associazione International Association for Trusted Blockchain Application, voluta appunto dalla Commissione europea e l'European Blockchain Observatory Forum. E inoltre l'Europa si sta cercando di promuovere la standardizzazione tra
l'interoperabilità tra le blockchain e ha un focus importante sulla sostenibilità della tecnologia. Per capire però chiaramente perché l'Europa ci punta tanto sulla blockchain, perché ci sono così tante sperimentazioni e progetti avviati, chiaramente bisogna partire un po' dalle basi e dal concetto stesso di blockchain e che cos'è. Per questo direi, Pietro, ti passo Grazie, volentieri la parola. grazie Chiara. Sì, appunto, abbiamo capito che appunto a livello europeo, internazionale e comunque italiano, comunque c'è interesse, quindi con un numero di progetti sempre crescente, però adesso proviamo a capire appunto di cosa si parla, quindi cos'è la blockchain, diciamo. Immaginate, è un registro pubblico globale distribuito, fatto da tanti nodi collegati alla pari, quindi diciamo non c'è un nodo che ha privilegi maggiori rispetto a un altro. Quindi che ogni volta che noi vogliamo scrivere un'informazione in questo registro, che è tenuto appunto da tutti i partecipanti al network, questa informazione non solo viene scritta sulla pagina del registro mio, di Chiara o mio, ma viene scritta contestualmente e contemporaneamente sulla pagina del registro di tutti i partecipanti al network. E alla fine, diciamo, quando finisco la pagina di questo registro, appunto, giro pagina, appunto, questo è il blocco e quindi lo collego al blocco precedente. Quindi cosa succede? Quando io scrivo un dato, un'informazione in blockchain, faccio una premessa, in blockchain non si scrive mai il dato, l'informazione in chiaro, ma si scrive quello che viene chiamato hash, cioè un'impronta digitale univoca del nostro dato, documento digitale. Fondamentalmente questa informazione, diciamo, non solo ha una data certa, quindi un timestamping, quindi una marca temporale, in questo caso trusted, ma praticamente diventa immodificabile, non manomettibile, sicura e trasparente. Perché? Perché immaginate se io volessi modificare un dato o un'informazione, diciamo, che sta chiaramente scritto in blockchain, non solo la devo modificare, diciamo, nella pagina del mio registro, ma la dovrei modificare, diciamo, nella pagina dei registri di tutti i partecipanti al network. Quindi capite che, benché in realtà ovviamente possa essere possibile, diventa economicamente insostenibile. Quindi chiaramente, quando si scrive appunto un dato, un'informazione su questo registro pubblico globale distribuito, questo qua ha una data certa, che è il momento in cui quel dato, in quell'informazione viene scritto, ma diciamo garantisce anche l'integrità del contenuto e, se volete, anche la paternità dello stesso, perché per scrivere date e informazioni in blockchain si utilizza, poi sono concetti che nel frattempo nel ciclo di webinar approfondiamo di più, un borsellino digitale chiamato wallet, quindi come se fosse, diciamo, un borsellino dove io ho diciamo, un username, una password, diciamo, una chiave privata, una chiave pubblica, e quindi scrivendo su blockchain con questo mio wallet io posso dimostrare l'autenticità e la paternità di quel dato, di quell'informazione che scrivo su questo registro pubblico globale. Quindi, Chiara, vai avanti. Cosa avviene, diciamo? In realtà la blockchain ci porta a quello che io definisco un cambio di paradigma. Cioè, quindi questo insieme di tecnologie, come dicevo prima all'inizio, è un paradigma tecnologico, quindi informatica, crittografia, teoria dei giochi, diciamo, messo assieme, ci permette in realtà di trasferire valore e informazioni senza più bisogno di un'unità centrale. Cioè significa la blockchain disintermedia un po' il concetto di fiducia, perché oggi chiaramente nel mondo tradizionale dove viviamo, come dire, abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci faccia da garante quando dobbiamo trasferire delle informazioni o dei fondi. Cioè, nel senso, nel caso bancario, come dire, non a caso la prima applicazione è stato il Bitcoin. Cosa succede? Nel caso bancario, che è la banca che tiene, no, questi registri dove annota i movimenti, diciamo. Quindi io nel mio conto corrente ho 10 euro, li voglio trasferire a Chiara, e quindi chiaramente, diciamo, la banca garantisce che non venga fatta una doppia spesa, perché verifica che effettivamente nel mio conto corrente ci sono 10 euro e nel conto corrente di Chiara
fondamentalmente diciamo non ci siano. Quando io appunto voglio trasferire diciamo i miei 10 euro a Chiara, fondamentalmente cosa faccio? Cioè faccio una richiesta alla banca, quindi mi colletto al mio come dire conto corrente bancario e faccio il bonifico. In quel caso la banca verifica che effettivamente nel mio conto corrente io abbia quella somma e lo trasferisce a Chiara. Nel caso della blockchain, vai avanti, questa, diciamo, questa informazione, vai alla trust slide, questa informazione la fa fondamentalmente il network distribuito. Quindi cosa vuol dire? Se io voglio trasferire, appunto, nel caso parlassimo di Bitcoin, quindi una transazione a Chiara, quindi un Bitcoin a Chiara, cosa vuol dire? Vado a scrivere questa richiesta. Quindi diciamo al network, quindi vado a fare questa transazione. Questa transazione fondamentalmente viene aggiunta diciamo al gruppo di transazioni che si possono fare nell'unità di tempo. Per esempio, nel caso di Bitcoin, i blocchi appunto vengono creati ogni 10 minuti. Quindi nell'arco di 10 minuti vengono, come dire, vengono raccolte tutte le transazioni che io posso fare, diciamo, alla controparte, quindi nel nostro caso ci sarà anche quella in cui io voglio trasferire un Bitcoin a Chiara. E cosa fa questo network fatto di tanti nodi collegati alla pari? Verifica se effettivamente nel mio wallet, appunto nel mio borsellino digitale, come fa la banca nel caso del nostro conto corrente, io effettivamente come dire, possiedo, come dire, quella quantità in Bitcoin, e se effettivamente, ecco, il 50% più uno dei nodi partecipanti al network conferma che effettivamente quella transazione è corretta e si può fare, allora quella transazione, assieme a tutte le altre transazioni che ci sono in quell'unità di tempo, appunto nel caso di Bitcoin 10 minuti, viene aggiunto appunto quella scrittura al blocco, alla rete, ai blocchi precedenti, e viene cristallizzata l'informazione, e a quel punto effettivamente Chiara riceverà, diciamo, nel suo wallet il Bitcoin. Ecco, quindi, come dire, la blockchain ci permette di scambiarci valore, ma anche informazioni, senza più bisogno di unità centrale. Questo però, attenzione, non vuol dire che la blockchain da sola dice la verità. Cioè, cosa voglio dire? Se io faccio o l'hash, quindi prendo un dato, un'informazione e lo scrivo in blockchain, riesco a dimostrare soltanto se quell'hash mi rappresenta, non lo so, un mio business plan che, come dire, a quella data quell'informazione stava scritta in blockchain. Però se io faccio l'hash, quindi calcolo l'impronta digitale, non lo so, della Divina Commedia, e la scrivo in blockchain, chiaramente questo non dimostra che io sono l'autore, che sono Dante. Quindi, diciamo, come dire, la blockchain ci permette di fare e di affrontare un cambio di paradigma, cioè trasferire valore o informazioni senza più bisogno dell'unità centrale. Diciamo, poi con questi termini wallet, hash, magari molti di voi già sanno cosa sono, però ci prenderemo sempre più familiarità. Quindi, vale la slide precedente, cosa ci permette, diciamo, di quali sono le caratteristiche di un protocollo blockchain, quindi fatto da tanti nodi? Sono la data certa, cioè il momento in cui quell'hash, quella transazione viene scritta in blockchain, come dicevamo. L'immutabilità, perché una volta che io scrivo quel dato e quell'informazione, siccome viene replicata simultaneamente su tutti i blocchi della rete, chiaramente, come dire, diventa immutabile, perché, come dicevo, se io la volessi modificare, la devo modificare non solo nel blocco tenuto nel mio registro, ma nei blocchi, diciamo, e nei registri di tutti i partecipanti al network, ha appunto la data certa. Ecco, trasparenza, cioè tutto quello che avviene in blockchain, quindi questa transazione, questo registro pubblico, ci sono degli esploratori sulla blockchain che mi permettono di visualizzarlo. Quindi tutto è visibile. Chiaramente è pseudonimo, perché chiaramente, diciamo, in blockchain si mette e si scrive, come dicevamo, solo l'hash, però si può dimostrare che quel wallet che l'ha scritto, diciamo, appartiene a me, e quindi posso dare anche la paternità a quel dato, al documento digitale, e chiaramente sul blockchain viene garantita l'unicità dell'informazione digitale. Quindi, diciamo, le caratteristiche principali sono decentralizzazione, immutabilità, sicurezza, trasparenza e chiaramente la data certa, che poi vedremo in base al decreto semplificazione del febbraio 2019, ha anche valore legale. Vai avanti, Chiara, perdone.
Ecco, che applicazioni possiamo fare una volta che un po', diciamo, abbiamo descritto cos'è la blockchain e come a grandi linee funziona? Chiaramente possiamo fare applicazioni sfruttandole queste caratteristiche, fondamentalmente, chiaramente una semplificazione su tre filoni, che sono il filone di applicazioni chiamato notarizzazione, cioè io posso dare appunto data certa, prova di esistenza, integrità del contenuto, quindi immutabilità e paternità a qualsiasi tipo di dato e documento digitale, un po' quello che vi dicevo prima. Tokenizzazione, quindi cioè rendere liquido, frazionabile, immutabile quello che diciamo nel mondo reale non è. Diciamo, dopo faremo comunque alcuni esempi, quindi di token e di come posso tokenizzare diciamo, dei dati. Quindi io posso racchiudere in un gettone digitale chiamato token, tutti ormai avete sentito parlare dei famosi NFT, NFT sta per token non fungibile, diciamo, dei dati e dell'informazione e quindi puoi scrivere appunto col mio wallet, quindi con questo borsellino digitale in maniera univoca, quindi sulla blockchain. E in questo modo posso anche frazionare dei beni che non sono frazionabili, lo vedremo dopo in alcuni esempi. E chiaramente pagamenti, cioè trasferire istantaneamente valore tra due o più soggetti senza intermediari in maniera totalmente sicura tra un soggetto e l'altro. Chiaramente Bitcoin, ovviamente, come dicevamo, valida e blocca ogni 10 minuti, quindi magari utilizzare Bitcoin per, diciamo, i micropagamenti probabilmente non è corretto, però. Perché sennò faremmo la fila alla cassa, però ci sono protocolli blockchain, cioè che ognuno ha le sue regole, i suoi tempi, per dire Ethereum o quelli che io chiamo di terza generazione come Algorand, che hanno tra l'altro dei meccanismi di consenso per validare i blocchi, cioè significa il meccanismo con cui i partecipanti al network si mettono d'accordo per dire ok, quelle transazioni sono corrette. Che evolvono, cioè mentre Bitcoin e Ethereum usano quel famoso meccanismo chiamato proof of work, cioè prova di lavoro, che chiaramente molte volte si dice la blockchain spreca potenza computazionale inquina. Sì, è vero, bisognerebbe paragonarla tra l'altro con industrie simili. Tra l'altro si è stimato che l'estrazione dell'oro praticamente inquina circa 3 volte quella, diciamo, del mining di Bitcoin. Però, diciamo, come la tecnologia evolve, diciamo, ci sono i cosiddetti protocolli blockchain che chiaramente io chiamo di terza generazione per dire come Algorand, per dire che validano i blocchi praticamente in circa 3,8 secondi, quindi diciamo, come dire, rispetto a 10 minuti di Bitcoin, ovviamente parliamo di diciamo, protocolli blockchain dove posso costruire applicazioni anche enterprise scalabili, con, come dire, una fee, diciamo, perché chiaramente ogni volta che vado a scrivere su blockchain devo pagare una piccola fee ai miners, questo è il nome che in genere si dà a questo network, diciamo, che partecipa per validare le transazioni, molto bassa, tipo nel caso di Algorand è un millesimo di dollaro, nel caso di Ethereum, appunto, diciamo, prima era molto più alta, però adesso un po', è diventata più bassa, però è variabile e diciamo, per dire, Algorand è un meccanismo di consenso che passa dal proof of work, dalla prova di lavoro, per dire al proof of stake, cioè chi, i validatori, coloro che validano la transazione, devono mettere a garanzia, diciamo, degli algo, quindi questa criptomoneta, per validare, quindi spreca un centesimo della potenza computazionale rispetto al proof of work, per dire Algorand, per dire quella potenza che spreca la compensa. Quindi addirittura parliamo di protocolli blockchain che oggi esistono, non solo Algorand, ce ne sono altri che sono carbon negative, quindi mi tolgono anche, come dire, tutta la polemica sul fatto la blockchain inquina. Ok, è vero, ma diciamo, come in tutte le cose, c'è un'evoluzione. Quindi, diciamo, vedremo un po' i filoni di applicazione che sono notarizzazione, vedremo degli esempi, tokenizzazione e pagamenti. Prego, Chiara. Pietro, scusa, ne approfitto, poi magari ci saranno i Q&A alla fine della presentazione, ma ci sono alcune domande che sono state poste da alcune persone che forse vale la pena discutere adesso perché sono proprio su questi argomenti che hai appena esposto. Per esempio, Giulio ci chiede chi partecipa alla rete che convalida la richiesta. È una domanda che in qualche modo è correlata anche alla successiva di Renato, che dice: chiariscimi questo, Pietro, per favore.
Le informazioni vengono comunque scritte su un database. Chi tiene questo database? Facevi l'esempio della banca. Come cambia il modello di una banca attraverso la blockchain? Ecco, siccome sono argomento che abbiamo appena Sì, trattato, magari ti aggiungo un po' diciamo di che provo adesso a rispondere e poi magari raggruppiamo le domande alla fine. Diciamo, è chiaro che, come dire, non ho chiarito un concetto, quindi rispetto alla prima domanda. Chiunque, ecco, in un protocollo blockchain pubblico, cioè significa la blockchain per essere chiamata con questo nome deve essere pubblica e permissionless, cioè come dicevo prima, tutti possono partecipare al network. Quindi chiunque di noi in un protocollo blockchain pubblico può collegarsi il suo PC, scaricarsi la storia delle transazioni fondamentalmente e diventare un validatore. Ok? Quindi questo è i protocolli blockchain sono pubblici e permissionless. Questo è il principio base della blockchain. Poi vedremo che ci sono altri tipi di protocolli, ma quelli li chiamerei DLT, cioè tecnologie e registri distribuiti, dove in realtà ci sono alcuni nodi principali che validano al posto di altri le transazioni, però a quel punto, come dire, c'è sempre comunque piuttosto che essere un'unità centrale, come avviene nel mondo normale, che abbiamo un database, ne abbiamo tre o quattro, ma il controllo viene dato, chiaramente viene tenuto sempre da pochi. Quindi diciamo, i protocolli blockchain sono fatti da nodi collegati alla pari dove tutti possono connettersi e dove tutti possono diventare validatori e tutti possono vedere la storia delle transazioni. Chi tiene questo registro? Questo registro è tenuto da tutti, è proprio questo il vantaggio. C'è una copia di questo registro, diciamo appunto, chiamiamolo di questo database globale, viene tenuto da tutti i partecipanti al network. Quindi ognuno avrà la storia della blockchain. Quindi per questo dicevo, se un nodo viene meno, la storia rimane, perché quella storia comunque è tenuta, questo registro è tenuto contestualmente da tutti i partecipanti al network ogni volta che i partecipanti al network decidono che quell'informazione o quei dati che vengono scritti, come dicevamo, in maniera pseudonimica, cioè devono essere aggiunti al protocollo, diciamo, a quel registro, contestualmente vengono aggiunti, scusami, su tutte le pagine del registro. Quindi chi tiene il registro non c'è più un'unità centrale, ma è il network distribuito che mi permette appunto di fare quel cambio di paradigma di che dicevo prima, cioè trasferire dati e valori senza più bisogno di un'unità centrale, che chiaramente essendo un'unità centrale, diciamo per errore o per malfunzionamento o malintenzionato, io in realtà potrei fare un rollback, potrei modificare il dato, l'informazione. Ecco, invece su questo registro pubblico tenuto da un network globale, quindi chiaramente i protocolli blockchain devono avere partecipanti alla rete che non siano due o tre, come a volte vedo blockchain che nascono all'oggi domanda dove ci sono 10 partecipanti, chiaramente quei 10 si possono mettere d'accordo o quella la chiamerei DLT, ma i protocolli blockchain globali e pubblici sono fatti da un network di persone, quindi se scrivo un dato di informazione, chiaramente poi effettivamente ho quelle caratteristiche dell'immutabilità della data certa e della prova di paternità. Magari poi, io direi, spero di aver chiarito un po', magari poi alla fine lo approfondiamo di nuovo, se no. Sì, diciamo che per riassumere, in soldoni, chiunque di noi potrebbe essere anche un nodo validatore. Semplicemente dobbiamo chiederci: vogliamo essere un nodo validatore? Abbiamo abbastanza risorse computazionali, banda, memoria, eccetera, per poter effettuare questa operazione? Se vogliamo, possiamo, chiunque di noi potrebbe attivare un nodo su una blockchain e fare la validazione dei blocchi, partecipare alla, E eccetera, eccetera. proprio perché lo faccio ricevo quella famosa fee, quella ricompensa, proprio Infatti. perché contribuisco a tenere la rete a validare nel modo corretto. Ok, quindi come dicevo prima, se il 50 più 1 dei partecipanti verifica che quella transazione è corretta, come nel primo esempio che io effettivamente nel caso di trasferimento di valore o quel Bitcoin, allora a quel punto, come dire, quella transazione viene effettivamente trasferita a caso. Chiaramente nel modello della banca, dove la banca è l'unità centrale, quella verifica chiaramente la fa la banca. Qua invece lo fa il network. Quindi spero di aver risposto un po' alle due domande, magari dopo lo approfondiamo nella parte di domande e risposte. Prego, Chiara. Sì, andrò rapidissimamente sulle opportunità che questo cambiamento di paradigma e questa tecnologia offrono alle imprese. Un po' l'abbiamo visto, si tratta per le imprese di sfruttare le caratteristiche che diceva prima Pietro, di centralizzazione, immutabilità, la data certa,
la trasparenza e l'autenticità dell'informazione digitale, il fatto che un'informazione non è più copiabile a piacimento, non è vista un'informazione sul mio computer e una su quello di Pietro e viene duplicata così all'infinito, ma nel momento in cui io trasferisco l'informazione a Pietro, ne perdo il possesso e sarà in capo solamente a Pietro, che a sua volta se trasferisce quell'informazione ne perderà il controllo, per i propri obiettivi e modelli di business. Per esempio, sfruttando le caratteristiche di trasparenza e sicurezza, le imprese possono registrare sulla blockchain alcune caratteristiche di dati e documenti in modo che siano verificabili trasparenza, appunto quegli explorer che vedevamo prima da tutti, e verificabili da terzi, ripristinare la catena della fiducia su dei prodotti, per esempio, rendere chiara qual è la storia di un prodotto, quali sono le lavorazioni attraverso le quali il prodotto è passato. E dare maggiore certezza della qualità di un prodotto, per esempio. Molte sperimentazioni si fanno in campo di supply chain management, quindi tracciare appunto le varie fasi di produzione, riducendo anche la complessità attraverso processi, attraverso per esempio gli smart contract, che sono dei programmi che rispondono a logiche if-then automatici, che si eseguono automaticamente sulla blockchain. Con delle condizioni preimpostate riescono a automatizzare e ridurre le complessità di alcuni modelli, di alcune operazioni, per cui si rendono completamente trasparenti e automatici, eliminando anche, lo diceva Pietro prima, nel caso delle banche, per esempio, gli intermediari, e quindi potenzialmente riducendo i costi delle operazioni che effettuiamo. Per cui si possono o creare nuovi modelli di business, per esempio con la tokenizzazione, con NFT, che vedremo poi in seguito, o efficientare, ridurre i costi, rendere automatici i processi esistenti. Chiaramente ci sono anche dei fattori tecnologici e umani che vanno presi in considerazione se si vuole intraprendere un progetto blockchain, delle sfide da considerare. Innanzitutto, lo dicevamo anche prima, la regolamentazione è spesso incerta nei confronti della blockchain, il panorama sta un po' schiarendo, se lasciate passare il termine, la percezione pubblica, che spesso è ancora, il pubblico è ancora diffidente nei confronti della tecnologia, complice forse anche una stampa poco propensa, favorevole a mettere in luce i punti di forza, ma invece molto propensa a sottolineare gli episodi spiacevoli che sono avvenuti, giustissimo farlo. Insomma, bisognerebbe cercare attraverso forse di educare anche sulle potenzialità della blockchain e la mancanza di skills che dicevamo in precedenza. Blockchain di forza lavoro, blockchain e anche nella popolazione in realtà di competenze su questo paradigma. Per esempio, accennavo prima a questo progetto Chase, un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+, che ha definito tre figure professionali fondamentali nel futuro, che sono quella del blockchain manager, del blockchain developer e del blockchain architect, che man mano vedremo sempre più presenti all'interno delle aziende, che si è studiato, che sono figure che sono in questo momento mancanti nella forza lavoro europea, e questo progetto sta sviluppando dei massive online open course su questa tecnologia per queste tre figure, offrirà programmi di mobilità, offre appunto formazione in 11 diverse lingue europee, per cui sarà, diciamo che si sta cercando man mano di sopperire alla mancanza di competenze blockchain e chiaramente la resistenza al cambiamento, soprattutto in campo aziendale, le organizzazioni, perché bisogna andare incontro a una trasformazione digitale a tutti i livelli per sfruttare appieno questo cambio di paradigma. Bisogna sviluppare una strategia digitale. Bisogna evolvere lo stile di gestione che sempre meno, soprattutto quando si parla di blockchain, è gerarchico e verticale, come siamo abituati adesso. I lavori di tradizionale d'ufficio nel mondo blockchain perdono un po' di rilevanza. Si potrebbe arrivare ipoteticamente, per esempio in un recente paper dell'Education Working Group di NADBA, si ipotizza l'arrivo a un certo punto a organizzazioni flat basate sulle DAO, e quindi basate su persone che collaborano alla creazione di un progetto, non più necessariamente sotto una società con appunto un'organizzazione gerarchica, ma ognuno di essi possedendo un token, quindi in qualche modo una partecipazione al progetto e potendo votare, per esempio, i progetti da sviluppare o la modalità con cui si lavora. Ecco, bisogna prepararsi un po'
a questo cambiamento di paradigma anche nell'organizzazione aziendale e sviluppare una strategia di change management. Ci sono poi fattori tecnologici che sono quelli della scalabilità, la performance delle blockchain. Diceva Pietro, ci sono blockchain più o meno scalabili, più o meno veloci nel processare transazioni, che riescono fare onboarding di sempre più persone, sempre più transazioni che vengono processate. La decentralizzazione, quindi il fatto di non avere un'unica unità centrale o poche unità centrali che controllano il network, e la sicurezza, chiaramente la resistenza ad attacchi informatici, che sono le tre caratteristiche che sicuramente vogliamo da blockchain. Ecco, c'è il blockchain trilemma, che è stato portato alla ribalta e luce dal fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, che dice che tutte le blockchain potranno avere due di queste caratteristiche, necessariamente tralasciare o comunque avere in misura minore un'altra. Quindi, per esempio, per avere forte decentralizzazione e sicurezza bisognerà sacrificare la scalabilità, la performance. Non necessariamente così, ci sono diciamo, adesso la tecnologia si è evoluta nel tempo, ci sono diverse possibilità per rendere il blockchain più scalabili, i layer 2, i roll up, anche per la privacy, per esempio, le zero knowledge, si riesce a mantenere ancora più privacy, per quanto diceva Pietro prima, sulla blockchain le informazioni sono inserite in modo pseudonimo. E quindi in realtà i fattori tecnologici si stanno in qualche modo superando come tipo di complessità. Sicuramente rimangono fattori di tipo umano. Fattori di tipo umano per cui le aziende si devono preparare. Anche webinar di partecipazione a incontri di questo tipo, webinar servono proprio a questo, a prepararci, a preparare la forza lavoro, le competenze delle aziende a affrontare questo nuovo paradigma. Ecco, non so Pietro se qui vuoi partire tu, Sì, diciamo vabbè, nel che senso io ho chiaramente si può semplicemente. applicare a tanti settori, a vari settori, qua ne vedete alcuni, ma chiaramente quello che noi diciamo è che una volta capito come funziona questo paradigma tecnologico, poi ognuno di voi, in base al settore in cui lavora, magari può trovare quel flusso, quel polsesso dove effettivamente la tecnologia può efficientarlo e può renderlo più sicuro e trasparente. Quindi chiaramente noi adesso proveremo a farvi degli esempi, però chiaramente in base al settore in cui lavorate, diciamo, potete, come dire, anche voi stessi immaginare quale, come dire, efficientamento può essere portato in alcuni settori. Noi adesso proveremo a farvi alcuni esempi. Prego, Chiara, vai avanti. Ecco, per tornare fondamentalmente Andiamo a vedere. al, come dire, adesso inizieremo a fare dei verticali, degli esempi sui tre verticali che vi dicevo, giudice e filone, quindi notarizzazione, tokenizzazione e pagamenti. Cioè, iniziamo dalla notarizzazione. Ecco, per quello che abbiamo detto fino adesso, appunto, come dire, vedo un'altra domanda: chi gestisce il network? Ecco, in un protocollo blockchain pubblico il network non è gestito da nessuno, quindi sono i partecipanti alla rete che lo formano e nessuno ne ha il controllo. Quindi, cosa abbiamo? Possiamo dare con questo termine che si chiama notarizzazione, cioè diciamo una data certa, una prova di esistenza, una prova di paternità e immutabilità a qualsiasi tipo di dato e documento digitale. Come dicevamo, ecco, dato un documento digitale, facciamo finta che sia una scrittura privata, come tante se ne fanno, diciamo, nel mondo normale, io ho la mia copia, Chiara ha la sua copia, anche se la scannerizziamo, facciamo il PDF e ce la scambiamo, magari io me la modifico e poi fra qualche anno dirò: no, Chiara, non ti dovevo dare, non lo so, 10 euro, te ne dovevo dare 5. Chiaramente si crea un contenzioso. Invece, se quel dato è il documento digitale, supponiamo sempre lo stesso PDF della scrittura privata, calcolassimo l'hash, appunto questa impronta digitale univoca del documento che è calcolato con una formula matematica che potete andare, per chi non lo conosce in internet, e scrivere hash, capite di cosa si tratta, quindi ci dà un'associazione univoca, cioè tra il documento digitale di partenza e questa impronta. Ecco, noi
In blockchain mettiamo, ecco, con la nostra chiave privata, quindi col nostro wallet, ecco, per scrivere su blockchain abbiamo bisogno appunto di questo bruciolino digitale, questo esce. Quindi cosa succede? Quando lo scriviamo abbiamo il cosiddetto timestamping, quindi già il processo di notarizzazione ci dà appunto una data certa che a questo punto è trustless, cioè garantita dal network e non come avviene oggi, chiaramente, diciamo, da coloro che diciamo, vendono le cosiddette marche temporali, diciamo che chiaramente ce le vendono un'unità centrale. Quindi questa marca temporale è trustless, cioè significa che nel momento in cui quell'esce che rappresenta il mio documento digitale viene scritto su blockchain e come dicevamo per il decreto semplificazione del febbraio 2019 ha valore legale rispetto alla data certa. Cosa succede però quando io scrivo questo esce in blockchain? Che se a posteriori io ok, volessi modificare, poi magari nel prossimo web vi faremo vedere proprio l'applicazione concreta, perché adesso non c'è il tempo, così vi rendete anche visivamente conto. Se io volessi modificare quel dato, quell'informazione, quindi nella scrittura privata volessi modificare quei 10 euro a 5 euro, l'hash appunto per le proprie caratteristiche cambierebbe totalmente, quindi praticamente non è lo stesso che io ho scritto a quella data su blockchain. Quindi sia io, ma specialmente Chiara, potrebbe dimostrare che il documento, diciamo, che noi abbiamo condiviso non è lo stesso che abbiamo firmato, o diciamo, magari oggi. Ecco, quindi chiaramente ci garantisce entrambe. Quindi, ma chi ci garantisce? Ci garantisce la rete, il network. Quindi non abbiamo più bisogno di una terza parte che ci dice che quello è il documento originale, ma già semplicemente con questo processo di notarizzazione potremmo garantire, diciamo, l'integrità, e la paternità di quel dato, di quell'informazione che scriviamo in blockchain. Prego, Chiara. Quindi cosa funziona? Quindi cosa possiamo fare? Appunto, per i dati possiamo chiaramente certificare e tracciarli, perché una volta che l'ho scritto posso inviare e dimostrare a una controparte che quel dato o quell'informazione l'ho fatto e quindi, come dire, la trasferisco. Chiaramente possiamo digitalizzare, automatizzare, ottimizzare alcuni processi. Ecco, su blockchain c'è anche la possibilità di validare il documento attraverso una firma, diciamo fondamentalmente, cioè io quando scrivo in blockchain e scrivo col mio wallet, un po' è come se firmo la transazione, perché io posso dimostrare, come dire, che ho scritto su blockchain col mio wallet e poi posso dire a tutti questo è l'indirizzo del mio wallet, quindi posso dimostrare che l'ho scritto io, quindi posso autenticare e dare la paternità a quel documento. Ecco, giusto per farvi sempre l'esempio concreto, quando quel famoso criptoartista chiamato Beeples, no, ha venduto quella collezione di circa 5.000 JPEG, quindi le ha trasformate in questo NFT e l'ha scritto su blockchain, perché tutti possono dire che l'ha fatto Beeples? Perché chiaramente Beeples, quando ha scritto su blockchain, quindi il termine tecnico si chiama mintare, diciamo, quell'immagine l'ha fatto col proprio wallet e poi ha detto: questo è il mio wallet, tutti potete verificare che quella transazione l'ho fatto io. Quindi quando quindi quel JPEG viene trasferito a una terza parte che lo compra, chiaramente tutti possono verificare che provenga da quel wallet. Quindi chiaramente noi possiamo firmare e autenticare le informazioni che vengono scritte su blockchain. Prego, Chiara. Per esempio, adesso alcuni esempi, diciamo, perché poi per dire, ok, ma queste robe che stiamo vedendo, ma chi le sta utilizzando? Chi le utilizza? Cioè, giusto per dirvi, li stanno utilizzando anche alcune banche, tra cui per esempio BNL, che ha fatto una sperimentazione proprio dove sta facendo firmare, ok, a dei propri clienti, chiaramente attraverso un applicativo che permette e facilita la notarizzazione, delle pratiche, tipo questo, il contratto irrevocabile di finanziamento o altre pratiche che chiaramente ha deciso di sperimentare. Quindi che fa? L'operatore di BNL notarizza quindi la pratica, quindi supponiamo che sia il contratto di finanziamento, lo manda. Quindi lo scrive in blockchain col wallet di BNL, lo manda a Chiara, che supponiamo sia il cliente di BNL. Chiara accede col suo wallet alla piattaforma e quindi fa la transazione in blockchain, quindi firma la stessa transazione che chiaramente ha generato quel documento che era appunto il mandato irrevocabile. E poi, vabbè, questo tipo di queste applicazioni sono integrate anche, diciamo, con SPID, quindi diciamo con processi di identificazione anche, diciamo, ovviamente che danno valore legale. Quindi a tutti gli effetti quella transazione su blockchain integrata con SPID dà valore legale in termini di FEA, di firma elettronica,
elettronica avanzata, quindi chiaramente io sto facendo firmare a distanza un documento avendo la garanzia dell'integrità dello stesso quando lo mando, avendo la garanzia che la controparte non lo può modificare, avendo anche la data certa che mi dà appunto il timestamping che posso trovare sulla blockchain e integrato con SPID, chiaramente questo diventa a tutti gli effetti una FEA, quindi una firma elettronica avanzata. Quindi giusto per dire, lo stanno sperimentando anche le banche che magari inizialmente, come dire, hanno visto questa innovazione, diciamo, un po' contro. Chiaramente nella parte di notarizzazione, queste sono applicazioni che anche banche come PNL sta sperimentando, tra l'altro ha vinto anche un premio per, diciamo, per innovare e reimmaginare il modello operativo bancario utilizzando appunto questo tipo di processi. Prego, Chiara. Altri esempi, così almeno andiamo nel concreto, per un'altra società che lo sta utilizzando ormai, credo, da anni. Se vai avanti, Chiara, è IMQ. IMQ, Scusa, se c'era la una domanda proprio conoscete? su questo della firma FEA, firma qualificata, se vuoi poi magari te la dico a valle degli esempi Sì. lo spiego. IMQ fondamentalmente, lo conoscete tutto, l'Istituto del Marco di Qualità ha deciso ormai da qualche anno di notarizzare i certificati di qualità che emette, quindi li firma comunque con la firma digitale, però ci raccontavano che fondamentalmente all'estero molte volte la firma digitale non è verificabile, molte volte li chiamano per dire ma questo certificato è vero e falso. Loro cosa hanno fatto? A questa pagina che potete vedere qua, blockchain.mq.it, quel tipo di certificati che sono il gruppo CB, quindi hanno iniziato con un gruppo di certificati non con tutti, sono i certificati di prodotto, li notarizzano fondamentalmente prima di inviarli ai propri clienti, e in questa pagina pubblica chiunque abbia ricevuto un certificato, ce l'abbia in forma digitale, chiaramente quel tipo di certificato diciamo di prodotto in questo momento, può con un semplice drag and drop può verificare se effettivamente è un certificato originale emesso da MQ. Quindi capite, si possono come dire, non solo rendere diciamo tracciabili e immodificabili i certificati, ma si ne può verificare immediatamente l'autenticità, perché quando vado a verificare, diciamo, il sistema in automatico mi riconosce che quell'hash, quindi quell'impronta, effettivamente era stata scritta su blockchain con wallet di MQ, quindi se è stata fatta col wallet di MQ a quella data, effettivamente il documento autentico. Se qualcuno si alterasse dato in quel documento, come abbiamo detto, per, diciamo, le caratteristiche, l'hash cambierebbe, quindi quel documento non è più quell'originale che IMQ, come dire, ha notarizzato. Quindi, come dire, vedete, anche enti come IMQ iniziano a sperimentarla. Quindi, diciamo, l'approccio deve essere: voglio capire la tecnologia, capisco come applicarla ai miei processi, magari inizio a sperimentarla, perché prima inizio, prima appunto ne traggo un vantaggio competitivo, perché riassumendo i dati che Chiara ha detto all'inizio, si stima appunto che entro il 2027 circa l'8% del PIL mondiale, e sono tanti soldi, verrà dato e verrà creato da applicazioni, prodotti e servizi su questo paradigma tecnologico. Quindi, per fare altri esempi che usano la notarizzazione, ecco Auditel, anche questo un nome noto, cosa fa? Prende il dato digitale, il dato analogico che arriva dal campo, che poi è il dato dello share televisivo, e per dimostrare che quel dato Auditel lo elabora soltanto e non lo manipola. Ok, già Auditel è un'entità trusted, quindi potrebbe non farlo, però per dimostrare a posteriori, se qualcuno dovesse contestare, che ne so, che lo share di quel programma era tarocco, Auditel dice: io come arrivo quel dato lo notarizzo in automatico, quindi ci sono delle funzioni di API che lo permettono di fare, a quel punto lo cristallizzo, quindi io poi lo elaboro soltanto, e quindi se qualcuno me lo dovesse contestare io ti dimostro che a quella data quel dato era quello, io l'ho solo elaborato. Quindi capite, cioè vi stiamo dando alcuni spunti di esempi applicativi che si possono fare dove efficientano questi processi e ci garantiscono, come dire, la terzietà, diciamo, del dato dell'informazione, perché chiaramente la non lo garantisco io, non lo garantisce Chiara, non lo garantisce Auditel, che il loro database non lo modifica nessuno, ma lo garantisce un protocollo pubblico dove tutti possono in maniera trasparente vedere le transazioni. Quindi spero con questi esempi ho chiarito un po' più chino meglio il perimetro. Prego, Chiara, andiamo avanti. Problema veramente con le slide, ma ecco, ce l'abbiamo fatta. Ok, sempre filone notarizzazione, dicevamo che la blockchain può essere utilizzata per dare più trasparenza ai processi anche di una filiera,
con l'obiettivo di ripristinare la catena della fiducia nei confronti del consumatore finale. Per esempio, vi segnaliamo l'opportunità di ICE, dell'Italian Trade Agency, Istituto di Commercio Estero, che si chiama Traffic Blockchain, che è dedicata. Iniziativa dedicata a 250 aziende circa italiane esportatrici nel settore agroalimentare, del sistema moda, dell'arredo design, della cosmetica, che offre la possibilità alle aziende che abbiano come requisito almeno un 20% del fatturato maturato all'estero di tracciare alcuni prodotti su blockchain attraverso proprio sfruttando la localizzazione, quindi proteggere il made in Italy dei loro prodotti e quindi avranno in qualche modo, in un pacchetto, diciamo, di 18 mesi, gratuiti, una consulenza specialistica per la mappatura della filiera, un'implementazione e gestione di un sistema blockchain per la tracciabilità dei prodotti. Vedete qui nelle slide un esempio di alcune schermate, di soluzione di tracciabilità, una landing page per il consumatore finale che mostra i vari processi produttivi, il tracciamento per i lotti, le certificazioni ottenute, le notarizzazioni. E d'altra parte esiste un gestionale per le aziende per l'inserimento delle informazioni, oppure è possibile l'integrazione API, questa che diceva prima Pietro nel caso di Auditel, con i propri sistemi per poter cristallizzare alcune informazioni sulla blockchain e quindi dare garanzia della veridicità delle informazioni. E certo, Pietro diceva, non è detto che quello che scrive in blockchain sia la verità, ma sicuramente si possono inserire elementi a supporto del proprio storytelling, in qualche modo, se noi cristallizziamo sul blockchain, visto che una volta inserite le informazioni non possono più essere cancellate, delle informazioni non veritiere, rimarrà traccia sostanzialmente per sempre, per cui è un vantaggio, diciamo che è un disincentivo per inserire informazioni false. E quindi in qualche modo questa garanzia della bontà del prodotto, della trasparenza e sicurezza del prodotto. Ecco, questa è un'opportunità che, tra l'altro, esiste il sito di Trackit, vi invitiamo Sì, magari magari a possiamo fare che consultare. comunque per agevolare i partecipanti, se qualcuno magari ancora, cioè diciamo rientra in questa categoria, magari se vuole mandare una mail a Segreteria Assintel, poi magari diciamo, raccogliamo le richieste e vi agevoliamo nel partecipare gratuitamente ancora a questo bando, diciamo perché appunto si può Sì, fare c'è ancora. tempo fino al Chiaro? 31 agosto, tra l'altro, Ok, esatto. prego. Ok, passiamo all'altra verticale che è quella della tokenizzazione. Fino adesso abbiamo parlato di notarizzazione, brevemente, forse si è parlato anche di token ed NFT, e diciamo innanzitutto che cos'è un token. Possiamo definire un token, semplificando, un indicatore univoco registrato su una blockchain, con una funzione di rappresentare un oggetto digitale o un diritto, la proprietà di un bene, l'accesso a un servizio. Quindi sono risorse trasferibili digitalmente. Dicevamo prima, ho un token nel mio wallet, lo trasferisco a Pietro, non ho più il token nel mio wallet, il diritto viene trasferito esclusivamente a Pietro, io lo perdo, per esempio. Quindi i token poi possono essere fungibili o non fungibili. Fungibili, per esempio, sono, se pensate alla fungibilità, spesso si fa l'esempio di una banconota da 5 euro, vale lo stesso se io ho una banconota o un'altra. Se io la scambio con Pietro mi ritorna un'altra banconota, il valore è esattamente lo stesso. Nel caso degli NFT, invece, queste hanno delle proprietà che li rendono praticamente non scambiabili l'uno con l'altro. Avremo sempre sulla blockchain un indicatore univoco che ci rappresenta esattamente quell'NFT, che è poi appunto un contenitore di dati. Quali sono le caratteristiche principali dei token che possiamo sfruttare in impresa a nostro vantaggio? La loro liquidità, cioè possono essere facilmente trasferiti, per cui possiamo rendere, per esempio, asset class normalmente illiquide, pensiamo per esempio al settore immobiliare, molto più liquide. Frazionabilità, permettono la divisione di un token, di un asset in unità molto più piccole, rendendo quindi anche più facile il trasferimento e la compravendita. E la scambiabilità, appunto, e l'immutabilità, che dicevamo, caratteristica chiave della blockchain, che si trasferisce anche chiaramente ai token.
Quando si parla di mettere in campo un progetto basato sui token, chiaramente bisogna interrogarsi sulla tokenomics del progetto e quindi definire, per esempio, la modalità con cui viene distribuito un token sul mercato per la prima volta, la modalità con cui continua a essere distribuito sul lungo termine, quindi la distribuzione del token che, per esempio, impatta anche la decentralizzazione di un progetto, quindi se si danno troppi token in mano, per esempio, agli sviluppatori iniziali di un progetto o ad alcuni investitori, verosimilmente un progetto magari è poco decentralizzato e in qualche modo non incentiva la partecipazione del pubblico più ampio al progetto. Ci sono tante considerazioni da fare, ci sono tante modalità diverse di distribuzione del token inizialmente, ci sono le ICO. Initial coin offering, ci sono airdrop, per esempio, per incentivare quindi degli fee gratuiti a tante persone dei token che servono a incentivare la partecipazione e l'uso di un progetto, di un protocollo da parte di quante più persone possibili. Chiaramente tutte queste cose variano in base al progetto specifico, quindi bisogna fare un'analisi del progetto per capire qual è il modello migliore applicabile. E bisogna considerare chiaramente come regolare la domanda e offerta di token, perché chiaramente Sì, Chiara, andiamo avanti su questa parte così sì, forse diciamo. stiamo andando Sì, perché un siamo po' già avanti verso col tempo. mezzogiorno, così poi lasciamo spazio alle domande. Sì, e beh, anche qui rapidissimamente dipende un po' da quello che vogliamo fare, se vogliamo fare engagement, fidelizzare la community, offrire nuovi prodotti digitali, offrire trasparenza oppure creare nuovi business model, possiamo. Abbiamo diversi tipi di use case NFT, utility, collezionabili, quindi tipo figurine, immaginiamo tipo kitties iniziali che erano dei gattini collezionabili, oppure la rappresentazione di dati di prodotto in un token o di nuovo frazionare un asset in liquido per renderlo liquido. Ecco, vediamo per esempio, alcuni casi d'uso famosi, quello di Telepass con gli NFT, probabilmente ne avete sentito parlare, è un progetto che ha avuto molto successo. Telepass ha emesso una serie di 1000 NFT divisi per 5 macrocategorie, per ognuno ci sono 200 NFT, che permettono di partecipare a un club di membership con il quale si ottengono cashback, sconti, offerte sui servizi che vedete elencati sotto. Ha avuto molto successo, chiaramente, e Telepass sta posizionando, creando un ponte tra i servizi che offre nel mondo reale con il mondo che si prospetta essere Web3, quello che loro chiamano multiverso digitale. Gli NFT che, per esempio, sono un buon modello che sta avendo abbastanza successo per modificare un'industria che conosciamo bene e ri risolvere alcuni dei suoi problemi. L'NFT ticket in sé è univoco, l'NFT non duplicabile ed è facilmente verificabile, quindi si elimina per esempio il rischio di frodi, il rischio di bagarinaggio. Si possono usare come biglietti per accesso ad eventi, ma anche conservano in se stessi anche un valore, possono essere un memorabilia, possono essere in sé un'opera d'arte. O permettere successivi airdrop o accesso a ulteriori diritti oltre quello di accedere a quello evento specifico, e soprattutto permettono di ridurre alcune complessità tipiche dell'industria, per esempio garantire le royalties all'artista, per esempio se parliamo di un concerto, garantire le royalties all'organizzatore del concerto, vietare il trasferimento per esempio in prossimità dell'evento per evitare il bagarinaggio. Oppure, insomma, si creano attraverso gli smart contract, attraverso le logiche degli NFT, una serie di automatismi e regole preimpostate che ci assicurano che i biglietti siano sicuri e funzionino esattamente nel modo in cui vogliamo. Un altro esempio che possiamo fare è quello, vediamo liquidità, in questo caso parliamo non tanto di un nuovo business model in sé per sé, ma di rendere efficientare il business model. Per esempio, nel caso della cartolarizzazione delle fatture, è un progetto che abbiamo avuto modo di seguire, che si basa sugli NFT frazionali, cioè la possibilità che dicevamo prima di frazionare un grande, diciamo, token in più unità più piccole, per sostanzialmente
rendere più liquido il mercato del Linguist Finance, che è un mercato piuttosto inefficiente nel mondo reale, perché diciamo che si prevede che la banca stabilisca in soldoni un interesse che rimane fisso, e l'obiettivo di questo progetto era permettere al creditore iniziale di stabilire un interesse e poterlo modificare nel tempo in base alla domanda degli utenti di prendersi il rischio, diciamo, finanziario della fattura, Quindi a si può fronte di rende tanti frazionabili interessi. appunto delle robe univoche come le fatture, quindi le rende, le divide in tanti piccoli pezzi e ognuno poi decide, diciamo, quale pezzo investire, diciamo. Quindi capite, diciamo, un nuovo modo per riscrivere le applicazioni, diciamo, anche in questo settore, diciamo che sembra un settore tradizionale, diciamo, in realtà questo tipo di applicazione lo sta rivoluzionando. Sì, in Prego, questo Chiara. modo trasferiamo il rischio del credito dall'operazione finanziaria a terzi, che chiaramente sono incoraggiati a investire in caso con la prospettiva di avere un rendimento. Il vantaggio di questo tipo di sistema è che si può modulare meglio la Landice. percentuale, diciamo, che si ottiene in base, per regolare meglio la domanda e l'offerta e rendere più liquido il mercato. Lo stesso Sì, vale per diversi lo tipi stesso vale di appunto per il altri. mercato, scusami Chiara, per il mercato Vai. immobiliare, diciamo, l'esempio che Chiara faceva, appunto, noi abbiamo, diciamo, un immobile chiaramente con un valore, diciamo, supponiamo un appartamento, lo potremmo dividere in tanti token di un metro quadro, diciamo, e quindi chiaramente possiamo frazionare un bene fisico, diciamo, fondamentalmente in un bene, trasformarlo in un bene digitale, e ognuno che magari ha quel token, diciamo, avrà un metro quadro di possesso di quell'appartamento, diciamo, in maniera visiva potete vederlo benissimo, per esempio con l'esempio del quadro. Io potrei idealmente dividere, uno degli esempi che si fa sempre, il quadro in tanti pezzi anche non uniformi, associare un token univoco a ciascun pezzo del quadro, quindi capite, un bene fisico, diciamo, indivisibile. Io attraverso la tokenizzazione, questo meccanismo che si chiama, potrei renderlo, smaterializzarlo, e ogni token, tipo, supponiamo che per ipotesi avessimo la Gioconda, potrei dividere la Gioconda idealmente in tanti pezzi e associare un token a ciascun centimetro quadro della Gioconda. Quindi è un modo per rendere liquido quello che non è liquido, appunto, mercati come quello dell'arte o quello immobiliare, che chiaramente, diciamo, magari non lo sono, di più quello dell'arte in questo momento. Prego, Chiara. Sì, no, è esattamente questo. Dicevo che si può, questo principio si può applicare al settore immobiliare. Vedete alcuni esempi reali di progetti che lo stanno già facendo, non è solo un'ipotesi remota. Vado avanti. Non so se vuoi dire Sì, tutto, ma anche qua si un può altro associare per esempio. dire come NFT la storia di un prodotto. Quindi, diciamo, nel caso delle auto potrei associare un token fondamentalmente a ogni volta che faccio una manutenzione potrei scriverlo su un NFT, oppure la storia di un bene fisico come un orologio. Quindi, come dire, io quando compro un orologio trasferisco come se fosse un certificato univoco di autenticità, quindi trasferisco il token, l'NFT che mi rappresenta quel bene fisico, lo trasferisco quindi chiaramente a colui che lo compra. Quindi a sua volta posso avere una garanzia digitale, un certificato digitale univoco che segue la storia del prodotto, nel caso dell'orologio, che mi certifica l'autenticità dello stesso. Quindi capite, cioè possiamo fare N esempi, e ormai questi esempi sono già nel mondo reale. Quindi, diciamo, vi abbiamo parlato, vi abbiamo voluto parlare di cose concrete. Andiamo velocemente alle ultime due slide e poi lasciamo qualche minuto per le domande. Ecco, chiaramente il filone dei pagamenti, diciamo, è quello di trasferire valore istantaneamente tra più soggetti senza bisogno di unità centrale. In realtà alcune criptomonete che vengono abilitate, noi siamo abituati a vedere che le criptomonete oscillano tante, ma ci sono le cosiddette stable coin, che sono criptomonete
pegate, questo è il termine che si usa a, che so, all'oro piuttosto che all'euro piuttosto che al dollaro, e che quindi chiaramente mantengono un valore stabile, diciamo, fondamentalmente. Tra l'altro, anche a livello europeo si sta cercando di fare la cosiddetta central bank digital currency, che però chiaramente a quel punto è, diciamo, una moneta digitale, ma chiaramente a differenza di quello che avviene sulla blockchain, è controllata da un'unità centrale che chiaramente in questo caso è l'Europa. Quindi sistemi anche come PayPal ultimamente danno anche la possibilità di accedere, di comprare e di interagire con le cripto. Ultimo filone è quello della finanza decentralizzata. Cosa vuol dire? La finanza tradizionale la conosciamo bene, si sta provando a riscrivere il sistema finanziario tradizionale sulla blockchain, decentralizzata proprio perché la governance, questo è il termine che si usa appunto quando i possessori di quei token, che è come se fossero degli azioni, cioè dei partecipanti al protocollo che possono votare, hanno diciamo in mano il progetto, quindi si sta cercando di riscrivere la finanza tradizionale nel mondo decentralizzato. Quindi ci sono protocolli, per dire, di lending e borrowing, quindi di prestiti e come dire, di deposito, fondamentalmente full finance è un esempio, dove in maniera totalmente decentralizzata chiunque, collegando il proprio borsellino digitale, il proprio wallet, quindi i soldi stanno sempre nel proprio wallet, li può depositare in questi protocolli, come se io quando andiamo in banca e depositiamo i nostri soldi in banca. Una volta la banca ci dava forse degli interessi, adesso forse qualcosina inizia a ridare, ma realmente, come dire, quasi quasi paghiamo la banca per tenerci i nostri fondi. Ecco, questo tipo di operazione fatta, diciamo, su protocolli blockchain di lending e borrow, quindi quando io deposito, quindi sto dando liquidità al protocollo, quindi sto dando valore al protocollo, prendo chiaramente un interesse, perché poi ci saranno altre persone che in maniera totalmente decentralizzata, mettendo a garanzia un proprio asset, che oggi sono delle cripto, ma domani, se ci pensate, potrebbe essere anche un metro quadro di un appartamento, che è un token o come dire un pezzo di un quadro. Quindi, mettendo a garanzia quell'asset, posso prendere in prestito in maniera totalmente decentralizzata, a sua volta, come dire, delle monete. Ovviamente sono prestiti come dire, sovracollateralizzate, cioè il collaterale che metto a garanzia ovviamente deve valere di più rispetto a quando prendo in prestito, però questi processi sono totalmente automatici, quindi chiunque può depositare e prendere in prestito senza più bisogno, no, di autorizzazioni altro. Cioè, giusto per farvi capire che chiaramente, come dire, parliamo di applicazioni che oggi sembrano futuristiche, in realtà ci sono applicazioni che tipo su questo protocollo sono depositate a oggi circa 60 milioni di dollari, quindi c'è, cioè, tante persone che hanno dato liquidità al protocollo e altre tante che ne prendono in prestito. Adesso, siccome, come dire, abbiamo iniziato qualche minuto dopo, mi fermerei. Giustamente, se ci sono delle domande, magari lasciamo 5 minuti a chi le volesse fare. E niente, qua ci sono i nostri riferimenti, oppure potete scrivere alla segreteria Assintel. Sicuramente vi daremo le slide. Qualcuno, ho visto che prima lo chiedeva nelle domande. Magari mi fermo 2 minuti se volete fare delle domande. Nel frattempo ne vedo alcune di qualcuno che le ha fatto prima, quindi magari proviamo a rispondere a questo. C'è, cioè, che dice: buongiorno, la firma del mio wallet ha natura di firma elettronica qualificata, nel senso, in realtà la firma elettronica qualificata integrata con quello strumento che usa BNL, con la diciamo con Speed, diciamo, in realtà è sicuramente una FEA, ma in realtà integrata con Speed, la firma su col wallet integrata con Speed potrebbe avere, diciamo, come dire, la natura di firma anche di firma elettronica qualificata. L'altra domanda dice: buongiorno, come posso sapere se una transazione è stata certificata in blockchain? Chiaramente, come dire, magari al prossimo webinar vi faremo vedere proprio alcune applicazioni, così vedendolo le capite. Questo era un webinar introduttivo che voleva stimolare proprio queste domande. Significa, io posso, come dire, ci sono i cosiddetti esploratori in blockchain, ci sono delle applicazioni che, se io ho notarizzato l'applicazione, ho creato questa, facendo semplicemente un drag and drop, come nel caso fondamentalmente di MQ o altri esempi che vi faremo vedere, posso vedere se effettivamente quell'hash che mi rappresenta il mio documento digitale effettivamente è in blockchain. Vi lascio ancora, come dire, qualche minuto per qualche altra domanda. Nel frattempo,
Magari vi dico che il prossimo webinar, e anzi, se ci vorrete dare dei feedback, degli argomenti che vorrete trattare, magari vedremo un attimino. Abbiamo noi chiaramente già degli argomenti, diciamo, pronti, però se magari vorrete darci dei feedback, degli argomenti che volete approfondire, ditecelo, scrivetelo ad Assintel. Comunque il prossimo webinar sarà il 13 luglio, che è un giovedì, e poi chiaramente passeremo, diciamo, diciamo a settembre, diciamo a fine settembre dopo il ritorno. Quindi, diciamo, come dire, così vi diamo un po' il tempo di metabolizzare, diciamo, queste informazioni che abbiamo cercato di concentrare chiaramente in un'ora, che è poca, però comunque, diciamo, è un primo inizio, e come dicevamo, vi faremo avere sicuramente poi le slide. Lascio ancora qualche minuto, se non ci sono comunque altre domande, diciamo, io qua nella chat. Ah no, ce n'è ancora, scusate, non l'avevo vista. Si possono utilizzare token per certificare avanzamento dei documenti da comunicare a filiera che li utilizza? Sì, cioè, nel senso, come dire, io posso tokenizzare, diciamo, una serie di processi che, come dire, che ritengo utili a dimostrare la storia. Se sono un produttore di pasta, magari voglio dimostrare che quella pasta è fatta a chilometro zero con farina biologica, quindi posso iniziare a notarizzare, a tokenizzare, che sono i certificati del produttore che mi dice che la mia farina la compro in Italia piuttosto che all'estero, in modo che quando magari incontro un QR code sul mio prodotto, posso ripercorrere la storia del prodotto e posso trovare quelle transazioni e informazioni in blockchain. Questo, come diceva Chiara, non vuol dire che quelle informazioni sono vere, però se scrivo quelle informazioni sul registro pubblico e tutto posso verificare, e che io a posteriori posso alterare, se scrivo un dato falso, ovviamente un po' come se gli do la zappa sui piedi. Quindi la risposta alla tua domanda è sì. Poi Roberto dice: i frammenti di un bene tokenizzati sono liquidabili e come? Chiaramente è una domanda corretta. Io lo posso tokenizzare, diciamo, un bene, un quadro. Ovviamente, per ogni cosa occorre che ci sia un mercato secondario, dove io chiaramente poi quel token lo posso, rivendere, diciamo, al mercato secondario. Normalmente, se conoscete un po' il mondo degli NFT, un po' questo avviene, è avvenuto chiaramente anche molte volte in maniera speculativa, però come dire, se io tokenizzassi, diciamo, il principio è proprio quello: io tokenizzo magari un quadro, perché magari da solo chiaramente non riesco a vendere quel quadro, lo divido in tanti pezzi idealmente e lo rendo liquido. Chiaramente se io lo compro, chi lo compra, domani ovviamente ci potrebbe essere qualcuno come noi disposto chiaramente, diciamo, a comprare quel token che mi rappresenta quel quadro. Quindi, diciamo, occorre sicuramente un mercato secondario dove rendere liquidi questi, come dire, questi asset digitali, questi token. Quindi, diciamo, la risposta è sì, ci vuole ovviamente un mercato secondario. Manderete un invito per i prossimi appuntamenti? Credo di sì, sicuramente Daniela, diciamo, e Assintel vi manderà l'invito. Appunto, il prossimo sarà il 13 luglio. Vediamo altre domande. Grazie per l'esposizione, molto chiara, e complimenti. Grazie, grazie a te di aver partecipato. Vabbè, complimenti. Vabbè, non essendo transazioni regolate, è come se si tornasse a un'economia del baratto. Ma guarda, diciamo, come dire, questa domanda è un po' provocatoria, però diciamo in un certo senso è vero, nel senso, come dire, in realtà si stanno riscrivendo, come dire, delle regole in un modo totalmente decentralizzato. Questo non vuol dire che l'unità centrale non serve. Attenzione, l'unità centrale serve a garantire la bontà del dato, ok? Perché è chiaro, come dicevo, se io scrivo che sono io l'autore della Divina Commedia soltanto perché ho fatto l'esce della Divina Commedia, ho scritto in blockchain, e non vuol dire niente, sto dicendo il falso. Quindi l'unità centrale serve sempre a certificare l'autenticità e la bontà del dato, come nel caso di MQ, certificati MTMQ li garantisce IMQ, che sono veri e sono scritti in blockchain con Word di MQ. È ovvio che chiaramente io quando, ma un po' come nel mondo delle azioni, diciamo, non è che è il baratto, cioè nelle azioni io ho le azioni, poi c'è il mercato ha delle azioni e io mi scambio le azioni. Io teoricamente noi potremmo tokenizzare le azioni della nostra società, quindi tutti abbiamo una società, potremmo, molti ce l'abbiamo, potremmo tokenizzare le azioni e rendere liquide.
cioè non è una forma di baratto, è il commercio, è il libero mercato. In realtà, piuttosto che farlo tramite intermediari che si prendono commissioni assurde, lo potremmo fare direttamente. E questo è il vantaggio. Quindi, diciamo, il baratto c'è sempre, in qualsiasi scrittura privata, è un baratto, anche la scrittura privata dove io dico a Chiara di dare una cosa piuttosto che un'altra. Quindi, diciamo, come dire, la tokenizzazione in generale, la blockchain ci permette di abilitare dei nuovi processi in un'ottica, come diciamo, quel cambio di paradigma che dicevo io, totalmente decentralizzata. Ecco, questo è il valore che dà e dico, sono concetti magari per molti nuovi, quindi vi invito magari a metabolizzarli, magari vediamo le slide per ripercorrerle. Chiaramente noi siamo a disposizione. Se anche offline volete farci delle domande, potete scrivere direttamente a segreteria Assintel, piuttosto appunto io sono il coordinatore del gruppo di lavoro blockchain, quindi se qualcuno di voi si vuole aggiungere e partecipare al lavoro del gruppo, ovviamente siete benvenuti. Poi il video probabilmente capiremo se metterlo online e quando metterlo online, però diciamo comunque grazie a tutti voi di averci seguito e di aver partecipato, insomma siamo comunque a disposizione. Ovviamente se vi venissero dubbi e domande, se scrivete pure a segreteria Assintel, diciamo, o i nostri riferimenti ve li abbiamo mostrati, saremo ben lieti di darvi diciamo, tutte le risposte del caso per chiarire appunto i dubbi che ovviamente per fortuna diciamo, nascono quando ovviamente è normale uno sente, si approccia per primo a questi temi, però come vi dicevo, chi prima approccia prima potrebbe avere un vantaggio competitivo perché non c'è se ma la strada è tracciata e ben definita. Grazie ancora a tutti.